esperti binari. Ma quali sono sempre questi binari, signor sindaco? Quelli di accettare supinamente e stupidamente tutte le stupidaggini che voi ci venite a dire, tutte quelle calunnie e quel fango che avete gettato addosso al nostro candidato sindaco Giulio Borrelli, oppure tutte le calunnie che state riversando sui candidati di questa lista del Movimento per la Testa Unita. Oppure rimanere entro certi binari significa accettare supinamente tutto ciò che voi andate dicendo su questo splendido paese che è Atessa, come lo avete voi reso splendido con le grandi opere e col grande futuro che avete fatto iniziare 5 anni fa. Vedete, non avendo altro da dire, e purtroppo dobbiamo sempre ribadire questo concetto, gli amici di Liberatessa e quelli di Alternativa Popolare, perché entrambi mantengono questo atteggiamento, hanno riempito Giulio Borrelli di insulti i più squallidi, che non sto qui a ricordarvi perché tutti li avete potuti ascoltare, ma ce ne sono alcuni in particolare. Una è che Giulio Borrelli non è nato ad Atessa, sanno leggere nemmeno un certificato di nascita. Che Giulio Borrelli comunque ad Atessa non c'è stato, è stato fuori per tanti anni e quindi lui che ne vuole sapere di Atessa? Ma il Movimento per Atessa Unita, e così concludo, vedete, non vi fa delle promesse. Ha studiato un programma fattibile che ha sottoposto alla vostra attenzione. Ha preparato una squadra capace di realizzare questo progetto. Ha un candidato sindaco che certamente potrà ridare ad Atessa quell'impulso e quella forza necessaria per iniziare un nuovo cammino di sviluppo. Vedete, nell'incontro fatto all'Iteco sul convegno fatto per diciamo, tracciare delle nuove linee di sviluppo per la Valle del Sangro, gli imprenditori, i sindacati, le altre forze sociali che hanno partecipato a questo convegno, ed erano veramente tante, messe tutte attorno per la prima volta allo stesso tavolo, hanno chiesto a gran voce alla politica di portare un'aria nuova, una ventata costruttiva che possa aiutare loro allo sviluppo della Valle del Sangro. Eppure il sindaco Cicchetti ci ha accusato anche di aver manipolato e di aver, lo ha detto Giulio a Piazzano, di aver imbrogliato i partecipanti a questo convegno dicendo che era un convegno spassionato, invece era campagna elettorale. Io sono convinta che chi ha partecipato a un'iniziativa seria, cosciente di quello che stava facendo. E a gran voce ci ha chiesto, e ha chiesto alla politica, di darsi una mossa, di crescere, di aiutare fattivamente lo sviluppo di questa città. Ma il sindaco parla di questo evento, però lui non c'era. Benché invitato, lui non è venuto, ma perché forse nella sua sapienza ha già in mano tutte le soluzioni per i problemi della Valle del Sangro, a differenza degli altri sindaci della zona, a partire da quello di Lanciano, Fossa Cesia e tante altre comunità della Valle del Sangro, tutte presenti per sentire con attenzione ciò che si diceva e ciò che anche il Movimento per la Testa Unita proponeva. Ci hanno richiesto credibilità e io sono convinta che questa lista, che il Movimento per la Testa Unita la possa garantire, ma soprattutto la può garantire un uomo che ha lasciato le sue cose e è tornato nella sua città per dare il suo impegno personale, culturale, professionale, di tutti i tipi, per l'amore della sua città. Noi crediamo che la rinascita della Valle del Sangro, la rinascita della nostra città Atessa, possa venire da questa persona che potrà aiutare noi candidati e coloro che verranno eletti a dare un contributo fattivo e a creare le nuove basi per la rinascita di Atessa, perché Atessa torni
a volare in alto nella Valle del Sangro. Grazie. Tornando nel mio ruolo di valletta, Vincenzo Menna. Bravo. A Tessa e il suo territorio ha un grande ruolo. Tutte le cose che diceva Giulia della Tessa e Nia della Tessa e tutti i Fignarini. Oggi, andando in giro per Monte Marcone distribuendo facsimili, Lubarbile mi diceva: ricorda Giulio di quando eravamo ragazzi che il padre, Raffaele Ciorilli Borrelli, gli diede l'incarico a lui e al barbiere di farsi un giro per Monte Marcone e tutta la zona di Colle San Silvestro di raccogliere fondi per la povera gente, perché allora c'era ancora la mezzatria, si spartiva l'urano, si spartava la lì. Quindi quando diceva Carnier della Tessa non è così. Grazie. Quindi passiamo alle proposte per il nostro territorio. Io penso che il nostro territorio ha bisogno maggiormente di una grande manutenzione. Girando intorno vediamo che non si riesce nemmeno più a tagliare le erbe a fianco della strada. Quando qualche anno fa un amministratore, un assessore attuale mi definiva l'assessore del ciglio della strada. Beh, a quei tempi le strade, le cunette, le cose erano comunque più pulite di oggi. Io penso che dovremmo individuare un'area verde e un campo sportivo attrezzato per i ragazzi, perché abbiamo due belle strutture qua vicino a noi, però quello che lamentano i cittadini per quanto riguarda i ragazzi, che a volte devono venire sulla piazza qui a giocare, quindi manca un campetto e manca un'area verde. Dei marciapiedi di collegamento, anche se un pezzo è stato realizzato tra la pista ciclabile, Monte Marcone e tutta la zona di Colle Pietre, per unirlo in un unico territorio. E questo vale per tutto il territorio. Quando parliamo di progetto Valle, sarebbe quel progetto che è legato al, dove intendiamo, diceva prima Giulia, quell'agro di Piazzano, quindi unire il territorio, un'identità unica. La